e quindi presentò la mia candidatura. Dopo qualche anno, anche perché c'era stato l'attentato terroristico, ricorderete forse al Bardo, quindi sono state delle complicazioni. È in effetti arrivato il cosiddetto exequatur, cioè la qualifica che attraverso il Presidente della Repubblica di Tunisia viene conferita ad un rappresentante diplomatico onorario appunto in Calabria e in questo caso proprio nella città di Reggio Calabria. Quindi è stato per me insomma un onore ricevere anche qualche mese fa l'ambasciatore di Tunisia in Italia, Moez Sinaoui, che è voluto venire per il mio insediamento a Reggio Calabria. Abbiamo fatto anche un seminario economico proprio sulle opportunità di sviluppare e consolidare le relazioni fra Reggio Calabria, la Calabria e la Tunisia. È stata un'occasione molto importante, un primo passo. Io poi sono stato anche ospite del ministro degli affari esteri Dan Mamet, del ministro del turismo, e abbiamo cominciato insieme ad altri consoli onorari sparsi un po' per tutto il mondo a relazionarci rispetto alle prospettive che poi ci potranno essere con gli imprenditori regionali. Adesso stiamo lavorando anche con l'Università Mediterranea, l'Università per Stranieri, per stabilire delle relazioni internazionali, quindi è per me un onore, una responsabilità, un piacere che posso in qualche modo contribuire allo sviluppo anche turistico, economico, sociale della nostra realtà, perché appunto, come dicevi tu, Tonino, Reggio ha una sua vocazione verso nel il bacino del Mediterraneo Mediterraneo, che sì. certamente va implementata, consolidata attraverso un'amicizia che io ho detto in quell'occasione della visita di Moez Sinaoui a Reggio Calabria, che ripeto anche adesso, è prima di tutto un'amicizia fra popoli, cioè il popolo tunisino e il popolo reggino e calabrese in generale. Senti, possiamo dire Luigi intanto che siamo in diretta anche Sì. sulla tua pagina Facebook, Sì, Luigi sul mio Palamara, profilo quindi. ho condiviso anche con il dottore qua Agostino Siviglia, per cui chi vuole seguirci già lo stanno facendo. Oltre a farlo via radio, oltre a farlo attraverso il sito internet di Antenna Febea, anche sulla pagina, sul profilo del nostro amico l'arciere Luigi Palamara, sentite anche il sottofondo di ritorno. Ecco, avvocato Siviglia, cosa importante, io i diritti delle persone che già di per sé sono private della libertà. Posso anticipare una domanda che magari sarebbe più logico fare più avanti, ma parto dalla conclusione, queste persone private della libertà a un certo punto vengono di nuovo in libertà, insomma, Sì. ma non hanno nessun diritto nemmeno dopo. Praticamente spesso sono ancora marchiati a vita come carcerati, come detenuti, come delinquenti e difficilmente hanno una seconda opportunità. Possiamo partire dal finale, ecco, poi magari torniamo a quella che è la situazione carceraria in generale e al loro status. Certamente il finale, il fine, la funzione rieducativa della pena è proprio quella che è prevista dalla Costituzione Repubblicana. Non ci dimentichiamo che l'articolo 27,3 della Costituzione recita testualmente che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Quindi la Costituzione, i padri costituenti hanno previsto che la funzione della pena in senso preminente fosse proprio quella che tu dicevi, cioè la fine, il finale, come va a finire dopo che una persona ha scontato la sua pena? Può liberarsi di questo etichettamento che è una condanna penale, che l'essere stato in carcere reca con sé? Allora, questa è una grande domanda, una domanda fondamentale, una domanda per la quale io mi spendo da tanti anni nel tentativo di dare una risposta concreta, perché io sono fermamente convinto che la funzione rieducativa della pena sia cruciale, sia costituzionalmente garantita, questo è un dato oggettivo, che bisogna dare un'altra possibilità a chi decide di imboccare una via alternativa di scelta di vita e che è cruciale soprattutto alle nostre latitudini fare sì che appunto il finale sia un finale positivo. Ci sono tante esperienze positive di tante persone che hanno deciso di emanciparsi dal crimine, da se stessi. Noi abbiamo visto proprio qualche tempo fa, premiato alla Camera e in tante altre occasioni, il Presidente del Tribunale Roberto Di Bella con il suo Liberi di Scegliere. Quindi quanti ragazzi poi si emancipano da se stessi, dalla loro storia familiare anche di devianza. E ci sono anche altri casi di giovani che dopo aver scontato la loro pena hanno imboccato una via di cambiamento e sono riusciti anche molto bene. Penso
a Sasastriano, no? Nei prossimi giorni sarà qui in occasione del Film Fest. Sasastriano è stato detenuto per più di 7 anni, prima in Spagna, poi in Italia. Ha letto un romanzo, una diciamo tragedia più che altro, di William Shakespeare, che era Tempesta, poi l'ha rappresentata in uno spettacolo teatrale a Roma, Re Bibbia. Lì c'è la Fondazione Enrico Maria Salerno, che forse voi ricorderete, ha dato vita anche a quella bellissima esperienza del film Cesare deve morire, che ha vinto l'Orso d'Oro a Berlino, recitato da molti detenuti, fra i quali Sasastriano. Poi lui ha partecipato anche a Gomorra, ha scritto poi un libro, Le teste matte, sulla sua storia criminale, e ormai da diversi anni è un attore, uno scrittore impegnato sia al teatro che al cinema, e quindi è una bella testimonianza credibile che effettivamente la pena può servire per rieducare. Però può essere demandata al singolo, come dire, alla persona, a se stesso, come dire, la rinascita, o devono essere le istituzioni a creare i presupposti per una rinascita, cioè devono far vedere la luce fuori dal tunnel. Quindi credo che le istituzioni debbano fare la loro parte, e dove la pena deve essere espiativa e non punitiva a vita, insomma. Assolutamente, certamente va detta una cosa cruciale: il protagonista primario, personale, autenticamente, intimamente, della vicenda del detenuto è prima di tutto il detenuto stesso. Questo vale per ogni essere umano, non si può prescindere dal proprio sì, dalla propria scelta complessa e complessiva di cambiamento. È evidente che tutti noi ce la possiamo fare con il nostro impegno, ma non da soli. Quindi il sostegno delle istituzioni, dello Stato, della magistratura, del garante, dei corpi intermedi, delle cooperative, delle associazioni, del tessuto sociale di riferimento è cruciale affinché appunto poi chi ha delinquito possa essere riaccolto nella società, non con lo stigma del delinquente, ma con la prospettiva di poter imboccare una via alternativa, una scelta di vita positiva. È certo più complicato sicuramente ed è una via complessa da percorrere, però ripeto, ci sono tante esperienze positive che lasciano ben sperare. Purtroppo noi magari nella cronaca leggiamo invece più spesso, sentiamo parlare delle esperienze negative, ma si sa, il bene non fa rumore. Quindi quando capita che ci sono esperienze così positive è più difficile andare a scorgerle, però è accaduto, continua ad accadere e accadrà ancora, perché l'uomo è padrone del suo destino e se vuole può cambiare corso alla propria esistenza. Io direi nel frattempo il nostro Luigi di accomunarsi, perché vogliamo sentire la sua voce. Una domanda per il nostro avvocato Siviglia, proprio legato al suo delicatissimo ruolo: che soddisfazione ti sta dando, al di là della delicatezza del ruolo, questo tuo impegno, avvocato Siviglia? Sì. Che è un impegno prima che professionale, direi sociale, perché credo che tu questo impegno, visto che ti conosco ormai da tanti anni, forse ce l'hai prima nel cuore che non nella testa. Sì, sicuramente, non c'è alcuna ombra di dubbio che il mio è un ruolo istituzionale, ma è un ruolo che non può prescindere da quel senso di umanità di cui parlavamo. La stessa Costituzione repubblicana usa una sola volta la parola umanità, e la utilizza proprio all'articolo 27, allorquando si parla del senso della pena. E quindi una pena che non può essere contraria al senso di umanità. Non c'è alcuna ombra di dubbio poi che, oltre ad essere un fatto che mi impegna istituzionalmente e personalmente, è un fatto, un'attività funzionale che non può non impegnarmi socialmente, perché, come dicevamo prima, il ruolo della società, del capitale sociale è cruciale. Ed è ancora più cruciale alle nostre latitudini, dove purtroppo noi dobbiamo fare i conti con una realtà deviante che da sempre, da troppo tempo, ammorba la nostra realtà come una zavorra che non consente poi la vera libera espressione. Ecco, quella stessa espressione che cita il dottore Di Bella, no? Liberi di scegliere, che non ci rende liberi fino in fondo di scegliere e di essere padroni del nostro destino. Io quindi penso che questa sia una missione, fra virgolette, estremamente importante, perché contribuire nel proprio piccolo quotidianamente, magari a riuscire a consentire ad una persona di diventare veramente libera di scegliere, penso che sia un obiettivo
fra i più ambiziosi che una persona, un professionista, un'istituzione si può porre. Io chiederei a Luigi, insomma, adesso di intervenire nella qualità di arciere. Prima ti ho fatto i complimenti sulla voce, ma mi hanno mandato un messaggio dicendo per favore smettetela di fare questi complimenti. Ecco, finiamo. L'abbiamo fatto nostro. Adesso cerchiamo di affrontare, ecco, a te la domanda. Sì, io lancio una frecciatina. È notizia di oggi che sappiamo che in alternativa agli arresti in carcere ci sono i domiciliari, ma molto spesso i domiciliari inducono lo stesso detenuto a delinquere. Un detenuto, proprio notizia di oggi, durante gli arresti domiciliari viene trovato in possesso di droga e di denaro di provenienza illecita. Insomma, c'è un problema sia dentro che fuori le carceri. Chi va a scontare una pena, diciamo, più mite per i domiciliari, a volte poi continua a delinquere, quindi un po' va a bruciare quella che può essere in effetti un'alternativa meno dolorosa, tra virgolette, per chi comunque è ristretto pur essendo nei domiciliari, però quantomeno sta a casa. Ecco, questo può danneggiare in effetti chi può ha diritto poi di andare a domiciliari. Insomma, questo che danno può creare? Crea un danno prima di tutto a se stesso, perché chi continua a delinquere pure in una situazione appunto di limitazione della libertà personale, seppur attenuata agli arresti domiciliari, è evidente che poi vedrà la sua misura commutata nella extrema ratio della detenzione carceraria. Ma questo, ripeto, è sempre un fatto personale. Lo Stato ha il diritto e il dovere costituzionale di fornire un'opportunità di cambiamento, quindi di applicare la e legge, un trattamento educativo, e come ha questo dovere anche il dovere però di reprimere il delitto. Attenzione, io sono fermamente convinto che il delitto deve essere punito, ma che l'uomo deve essere salvato. Il delitto rimane alla porta e in carcere entra l'uomo. Io mi occupo di quella che è la dimensione più intimamente umana del detenuto, che è, se sollecitato attraverso un orientamento e anche attraverso alcune corde che sono più personali, sociali, sociologiche, ambientali, può fare una scelta di vita alternativa, ma dipende da lui. È chiaro che se continua a delinquere continuerà ad aggravare la sua posizione personale, perderà la sua libertà e probabilmente resterà in un vortice dentro il quale le alternative saranno quelle fra stare agli arresti domiciliari, fra andare in carcere, nella peggiore delle ipotesi anche fare una fine che può essere anche la più letale. Allora bisogna comprendere che prima di tutto il crimine non è conveniente per colui che lo commette, oltre che per la società che lo subisce. È un percorso, ripeto, complesso, ma è un percorso che non può prescindere dalla scelta personale di chi ne è protagonista. Ecco, una domanda scontata, che poi scontata non è. Agostino Siviglia, garante dei diritti dei detenuti. In effetti, diciamo, sottolineiamo il fatto che lui lo fa completamente a titolo gratuito, quindi non ha uno stipendio. Ahimè, che è anche anticostituzionale, perché prima l'articolo 36 della Costituzione prevede che la attività lavorativa deve essere remunerata e la retribuzione deve essere proporzionata alla qualità e alla prestazione che viene fornita. Io, ad essere franco onesto, ho lamentato questa cosa anche di dovere, non è che la diciamo abbraccio, non voglio passare ecco per qualche cosa che non sono, lo faccio perché ho la responsabilità e la coscienza di un impegno che ho preso, ma certamente è ingiusto, tant'è che io più volte ho fatto presente che non è corretto né da un punto di vista costituzionale né da un punto di vista di valorizzazione di quelle che sono le risorse, le competenze, perché guardate, la gratuità ha a che fare con il valore aggiunto che la persona mette nell'attività funzionale che svolge. Poi il lavoro è giusto che debba essere remunerato, perché è costituzionalmente previsto. Quindi la condizione oggettiva, mio malgrado, di svolgere le funzioni gratis et amore Dei non è una cosa giusta. Io la lamento,
Ciò non di meno, ritengo preminente in coscienza portare a compimento l'impegno che mi sono assunto. Con il Garante nazionale stiamo predisponendo delle linee affinché i comuni o gli enti locali che decidono di nominare queste figure di garanzia, non essendo obbligati peraltro, ma essendo una scelta facoltativa, poi si preoccupino anche di fornire le giuste risorse economiche, altrimenti non lo nominino, perché non si può fare lo specchietto delle allodole di questa o di quell'amministrazione. Sia ben chiaro, io parlo con estrema franchezza e ne ho parlato con estrema franchezza anche con chi mi ha nominato, perché ritengo che bisogna essere chiari, che bisogna essere franchi, che bisogna essere onesti, e in questo caso la mia coscienza è cristallina e quindi mi consente di poter essere libero di dire quello che intendo dire e quello che ho appena detto, anche perché la funzione del Garante è una funzione terza, è un authority terzo che svolge le sue attività in maniera indipendente, svincolato dal potere politico, quindi è giusto che queste, diciamo, risorse, la mia come quella di altri che svolgono funzioni similari, vengano remunerate. È una battaglia che continueremo a fare, che vale la pena fare, che è giusto fare, sperando che chi, insomma, di dovere possa cogliere il senso, magari poi ne usufruirà il prossimo Garante, ma la vita intanto la strada è stata già avviata. Fa quello che può. In tempi musicali, andiamo con la musica. A me piace la musica pure. Lo so, però abbiamo una cosa più importante che serve. Vedi, l'avvocato lo fa gratis, la radio lo fa pure gratis come noi, ma per andare in onda ha bisogno anche di sopravvivere, quindi viva la pubblicità. Sopravviva. Allora, dopo il notiziario e la pubblicità, torniamo in diretta con l'avvocato Agostino Siviglia, garante dei diritti delle persone private della libertà personale, e con l'arciere Luigi Palamara. Allora aspetta che devo mettere in pausa, non so come mettere in pausa, quindi amici e amiche, aspetta che siamo in diretta, quindi, quindi si aspettate, cari amici, sentiamo il fuori onda. Sono nominato. Ah, sentiamo il fuori onda, io non so come no, il fuori onda io cancelliamolo. Come si metta in pausa? Allora facciamo così, interrompiamo e poi magari riprendiamo con la seconda parte dopo il notiziario e la pubblicità. Radio Antenna Febbea, Reggio Calabria, 13 febbraio 2019, insieme a Agostino Siviglia e al conduttore Tonino Massara. Eccolo qua, a tra poco, con una nuova diretta. Abbiamo detto che sono persone che hanno bisogno di una seconda chance. Loro vogliono rinascere, ma uscendo da quelle sbarre trovano un'opportunità, trovano chi culturalmente gli apre le porte, ma socialmente un'opportunità. Ma questo, appunto, dicevamo già all'inizio, è la domanda cruciale. Noi stiamo lavorando in questo senso in quest'ottica io devo ringraziare il Comune di Reggio Calabria, io sono garante comunale, e il sindaco Falco Padà, proprio perché ha voluto destinare un bene confiscato alla criminalità organizzata per questi tipi di attività. È il Mandela's Office, ufficio per la giustizia riparativo, nella più complessiva confisca Campolo, che voi insomma conoscete bene, ed è stato destinato proprio ad un'attività che ha come prima istanza appunto la giustizia riparativa, cioè l'incontro fra vittime e autore del reato, e che si occuperà anche però di percorsi appunto di legalità, di reinserimento sociolavorativo dei detenuti, proprio perché è fondamentale la presa in carico territoriale da parte del capitale sociale di riferimento. Noi proprio in questi giorni abbiamo concluso le procedure relative ad un bando pubblico per formare un tavolo permanente per la giustizia riparativa, e quindi per un verso ci rivolgeremo ai minori e giovani adulti con il Centro per la Giustizia Riparativa, e nel tempo confidiamo di sviluppare progettualità a livello nazionale ed europeo che possano sostanzialmente accompagnare proprio in quel percorso di risocializzazione del detenuto, così come prevede la Costituzione repubblicana e così come è dovere di una società civile fare. Io sinceramente sono molto fiducioso che si possa fare bene, perché come dicevo prima ci sono tante esperienze di persone che hanno cambiato vita.
Abbiamo tentato un percorso complessivo a livello di legislazione con gli stati generali dell'esecuzione penale indetti dall'allora ministro della giustizia Andrea Orlando, e io ho fatto parte insieme ad altri 200 esperti, eravamo 200 in tutta Italia, di un tavolo proprio per la riforma dell'ordinamento penitenziario in tema di eliminazione di quelli che sono appunto gli ostacoli normativi per la individualizzazione e trattamento rieducativo. Purtroppo poi la riforma non è andata in porto, adesso è cambiato il governo, c'è una visione che secondo me sconta ancora l'atavico problema di una dimensione carcerocentrica, però è evidente che attraverso il lavoro, attraverso la formazione, attraverso l'istruzione, attraverso la cultura ci si può emancipare dal crimine, ci si può emancipare da una vita di devianza e si può concretamente imboccare un percorso di cambiamento. Quindi io rimango fiducioso nelle possibilità che possiamo fornire anche a queste latitudini, anche perché devo dire la verità, il comune di Reggio Calabria è stato intanto fra i primi comuni in tutta Italia a prevedere l'istituzione di questa figura di garanzia. Secondariamente ha fornito anche, al di là della retribuzione del garante, che però per essere onesti intellettualmente ha comunque un piccolo rimborso spese per gli spostamenti che sono necessari, soprattutto per andare a Roma, per interfacciarsi anche col garante nazionale o altri garanti, però ha destinato anche una grande attenzione. Io devo dire sinceramente che questa amministrazione, che questo sindaco hanno destinato al tema della tutela dei diritti un'attenzione estremamente intensa che continua e che sono certo può portare buoni frutti. Avvocato Siviglia, tu hai una grande esperienza da questo punto di vista, sì. Perché so che in passato, correggimi quando sbaglio, sì, perché la mia memoria può ingannare, sì. Hai già avuto questa esperienza con i detenuti, soprattutto quelli che insomma magari erano, deviavano con la tossicodipendenza, sì, quindi sì. Con Don Piero Catalano, sì, avete sì. Veramente costruito un percorso importante. Quanto ti è servita quell'esperienza dal punto di vista professionale e umano per oggi essere quello che sei, cioè un garante a tutti gli effetti e permettimi di dire di grande qualità e spessore, perché poi a volte questi sono ruoli che possono anche essere assegnati a persone non totalmente competenti. Nel tuo caso credo tocchiamo il massimo della competenza perché vieni da un'esperienza ormai penso più che ventennale. Sì, in effetti sì, è proprio così. Io ti ringrazio insomma per i complimenti che spero di meritare, e certamente è iniziato tutto da lì, perché io in realtà mi sono specializzato proprio in criminalità, devianza e sistema penitenziario con un master di alta formazione di secondo livello all'Università della Calabria, la Unical di Arcavaccata di Rende, e feci proprio una tesi sperimentale, la governance applicata alla politica penitenziaria al Cereso, il centro regino di solidarietà, che è una comunità per tossicodipendenti, per alcoldipendenti, per ludicodipendenti, quindi di cui appunto Don Piero Catalano è presidente, poi c'è Luciano Squillaci che è vicepresidente. Piero Surfalo, che è amico mio, salutiamolo. Le funzioni, esattamente, Piero Surfalo che svolge poi le funzioni operative, e feci appunto questa esperienza sia a livello diciamo culturale e accademico, ma anche a livello umano e professionale. Intanto io già a Bologna ero avvocato della comunità di Sant'Egidio nello studio in cui collaboravo, avevo assistito anche allora la comunità di Don Piero Gelmini, quindi mi sono occupato sempre, da sempre sostanzialmente di devianza e tossicodipendenza. Peraltro il mio maestro era il professore Massimo Pavarini, che è stato diciamo, il principale luminare in Italia e in Europa sul diritto penitenziario. In non tutte le facoltà c'è questo approfondimento di studio, anzi adesso con il nuovo direttore del dipartimento si sta pensando alla possibilità anche di fare un approfondimento in questo senso, con il professore Capone che è docente di procedura penale. Siamo quest'anno alla seconda edizione del master in diritto e criminologia del sistema penitenziario, quindi stiamo formando una nuova squadra. Certamente, per tornare alla tua domanda, quella esperienza fatta anche in trincea e anche come volontario, perché io sono stato tanti anni volontario della comunità del Cereso, mi è servita molto per vedere in faccia, per vedere da dentro qual è la realtà, soprattutto di un giovane ragazzo o ragazza che per tantissimi problemi finisce nel tunnel, purtroppo recrudescente,
della droga o dell'alcolismo, che sono veramente mali atavici e che continuano ancora oggi ad avere numeri sconfortanti. Non se ne parla quanto si dovrebbe, però ecco, il ruolo che svolgono le comunità terapeutiche è un ruolo cruciale per restituire alla vita tanti giovani che spesso non vedono altro che oscurità intorno a loro. Quindi è stato per me fondamentale, anche perché poi basai anche la mia tesi sperimentale per una gran parte su quella esperienza del Cereso, di Luciano Squigliillaci, di Don Piero Catalano, con un'esperienza estremamente positiva. Da lì poi ci siamo occupati e continuiamo a occuparci, me ne occupo anch'io particolarmente, ragazzi che sono in condizioni di tossicodipendenza e che sono purtroppo anche nelle carceri, perché ad esempio ad Arghillà c'è un cospicuo numero di detenuti tossicodipendenti, e quindi sono problematiche che ancora riguardano non solo la devianza personale ma anche il crimine, perché spesso poi si finisce per delinquere. Quindi io direi che quello è stato l'inizio di un cammino che oramai veramente, io sono avvocato da quasi 21 anni e svolgo le funzioni anche di esperto giuridico da più di 13 anni, quindi sono tantissimi anni che mi occupo di queste tematiche, ma devo dire che non mi sono stancato perché vale sempre la pena tentare di fare il bene, anche se è una cosa estremamente complessa. Bene, io questa volta vorrei invece interrogare il nostro arciere, perché di solito noi facciamo, caro Luigi, sì, ci fermiamo per la pubblicità, subito dopo torniamo con Loredana Bertè, cosa ti aspetti da me. Allora vorrei che questo brano lo lanciassi tu presentandomi la Loredana, cosa ti ha dato in questo festival e cosa pensi del suo brano. Ma più che del suo brano, sinceramente io non ho seguito il festival, quindi ti do la brutta notizia. Vabbè, non fa niente. Però di Loredana conosciamo la sua bellezza musicale, conosciamo la sua estrosità a volte fuori dalle righe, quindi non può che farci piacere che ascoltare questa canzone che ha presentato a Sanremo e che tutti volevano come vincitrice. Quindi per dirla così, farla da DJ, signore e signori, un attimo di silenzio, contate fino a tre, arriva Loredana Bertè con la sua canzone. Dopo la pubblicità. Dopo la pubblicità. Bene, adesso noi chiudiamo questa diretta Facebook, quindi fuori onda ci piace di più. Eccolo qua con l'avvocato Agostino Sivigna. Eccoci, stiamo attenti a quello che diciamo fuori onda, che fuori onda sono pericolosi. Chiudiamo questa seconda parte, ce ne sarà una terza parte, quindi continuate a seguirci sempre più numerosi, quindi interrompiamo qua per il momento. No, così al microfono spenti rientrasse nei gusti anche di Luigi Palamara e dell'avvocato Agostino Sivigna, nostro ospite questa sera nella qualità di garante dei diritti delle persone private e della libertà personale, quindi garante detenuti @reggiocalla.it, e quindi siamo nelle fasi conclusive, quando il nostro Luigi Palamara ha qualche domanda può intervenire senza alcun problema, sì. E io direi di sollecitare in questi 8 minuti finali il nostro avvocato Sivigna con qualche domanda, con una delle tue frecciatine, insomma. No, ma le frecciatine con l'avvocato Sivigna ne ho poche, più che frecciatine frecciate di quelle positive, anche perché il suo è un percorso che tende a riportare chi di positivo ha fatto qualche errore nella vita, tende a riportarlo nella strada giusta. Io volevo chiedere all'avvocato Sivigna, ad Agostino, qual è la sua settimana tipo? E i rapporti interpersonali che poi si vanno a creare sia con il detenuto ma soprattutto anche con i familiari che molto spesso forse soffrono di più la situazione rispetto al detenuto, oltretutto sono più numerosi, insomma intorno a un detenuto, a parte qualche rara eccezione, girano tantissime altre persone che soffrono di quella situazione, e dunque in questo senso l'avvocato dà anche un sostegno morale a volte, oppure cosa? Allora, intanto bisogna fare una precisazione, io appunto sono avvocato, ma ovviamente da quando sono garante non assisto detenuti, è una questione deontologica, di scelta mia personale. Assistenza morale?
No, ecco, diciamo che io bisogna dividere le funzioni. Io svolgo la funzione di garante e nella funzione di garante mi occupo di quello che è il sistema complessivo dell'esecuzione penale, della rieducazione, del trattamento rieducativo, del reinserimento sociale di chi ha delinquito. Come avvocato, pur essendo un avvocato penalista, ho deciso, ho scelto liberamente di non assistere nessun detenuto proprio per una questione di correttezza di deontologia. Quindi la mia settimana tipo, per tornare diciamo alla domanda principale, poi risponderò alle altre, è quella appunto di un professionista che svolge la funzione di avvocato nelle aule di tribunale, assistendo non persone detenute, quindi imputati soprattutto di cosiddetto penale bianco, come possono essere reati contro il patrimonio e quant'altro. Poi collaboro con l'Università Mediterranea, col Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane, proprio perché sono vice direttore di questo master, quest'anno alla seconda edizione, in questi giorni uscirà il bando in diritto e criminologia del sistema penitenziario. L'anno scorso abbiamo avuto proprio un grande successo, una bella partecipazione, se ne è parlato in tutta Italia. Ho anche poi queste altre funzioni di consulente onorario e in tutto questo riesco a trovare anche il tempo per svolgere appunto la funzione coscienziosamente di garante per i diritti delle persone private della libertà personale, quindi in questo senso mi reco costantemente sia all'istituto Pansera, quello di via San Pietro per intenderci, dove c'è anche una sezione femminile, sia in quello di Arghillà per verificare appunto quelle che sono le condizioni dei luoghi di detenzione e la stessa dimensione personale di chi sta eseguendo la sua pena sia in via definitiva che in una situazione ancora cautelare, perché voi sapete che spesso molti detenuti sono in carcere ancora in attesa di giudizio, quindi in quella situazione tentare un percorso rieducativo per chi magari professa innocente è anche inopportuno, fuori luogo, perché che cosa devi rieducare una persona che evidentemente ritiene ingiusta la sua carcerazione? Quindi c'è un approccio diverso rispetto a quella che deve essere la tutela e la salvaguardia del diritto fondamentale alla salute, all'assistenza sanitaria, alle possibilità di avere appunto colloqui, i rapporti con i familiari. Ecco, questa è una domanda di fondamentale importanza, perché sempre i detenuti mi dicono questa cosa: è giusto che io paghi la mia pena, ma perché devono pagare questa stessa pena anche i miei familiari? Perché è una sofferenza che si infligge anche e soprattutto ai familiari dei detenuti. Magari se ci sono anche dei minori, insomma, esatto, è ancora peggio. Esatto, aggiungo, avvocato Siviglia, la situazione carceraria qual è a Reggio Calabria e quella che tu conosci in generale, perché si è parlato spesso di sovraffollamento, certo. E allora la seconda parte della domanda potrebbe essere, prima parlava Luigi Palamara di domiciliari, non dico domiciliari, ma una forma che garantisca, in altre nazioni c'è per esempio il braccialetto elettronico, sì, per le pene minori, e quindi magari riportare il carcere a una dimensione di affollamento inferiore. Non è che dobbiamo fare, come dire, l'hotel a 5 stelle, ma nemmeno trattarli come le bestie. No, in effetti la situazione di Reggio Calabria non differisce purtroppo rispetto al resto d'Italia. Siamo tornati ad una situazione di sovraffollamento quasi pre-indulto. Noi abbiamo 45.000 posti possibili regolamentari e a fronte di questa capienza regolamentare ci sono già oggi più di 60.000 detenuti, quindi siamo già in una situazione di sovraffollamento. Non dimentichiamo che noi, quando abbiamo toccato il picco per il quale poi siamo stati condannati dalla Corte Europea per i diritti dell'uomo con la famosa sentenza Torreggiani, eravamo arrivati a quasi 70.000 detenuti e allora la capienza regolamentare era di circa 42.000 detenuti. Quindi eravamo in una situazione in cui in una cella che era per 4 persone, oggi si chiamano camere di pernottamento, ce ne stavano 8, 10. Voi capite che non c'era neanche la possibilità di stare tutti contemporaneamente insieme, in piedi. Cioè, è una situazione dove non c'erano i famosi 3 metri quadri di spazio, siamo all'ammasso degli schiavi negri che venivano trasportati una volta dal Cono d'Africa. Cioè, siamo in una situazione aberrante, disumana e degradante, e noi siamo stati condannati proprio per trattamenti inumani e degradanti. Questo è intollerabile. Né si può pensare di andare avanti con una politica come quella che vuole fare oggi questo governo
di costruire carceri, 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 sempre più carceri, perché ad aumentare il numero della capienza delle carceri aumenterà ineluttabilmente il numero dei detenuti. Faremo carceri per 100.000 detenuti, avremo 100.000 detenuti, quando invece la funzione della pena, come dicevo all'inizio, costituzionalmente garantita, deve essere proprio quella di fare in modo che il carcere sia l'estrema ratio, soprattutto di mettere in campo degli interventi che possano consentire, attraverso misure alternative alla detenzione, a chi è in un percorso di devianza di cambiare strada, di smettere di delinquere. Guardate che quando, non è un atteggiamento buonista il mio, è un atteggiamento concreto, quando funziona un trattamento rieducativo con misure alternative alla detenzione, il tasso di recidiva dei reati è inferiore al 5%. Quando questo percorso non funziona, la recidiva del reato, cioè il fatto che chi esce dal carcere torni a delinquere, è superiore all'80%. Quindi non è conveniente né in termini di sicurezza né in termini economici, perché un detenuto costa quasi 300 euro ciascuno, ad ognuno di noi, alla collettività. 300 quindi, euro al giorno? 300 euro al giorno. Quindi è una situazione che va affrontata, non si può pensare di affrontarla costruendo sempre più carceri e ammassare dentro le persone, anche perché in una situazione di restrizione, di mero contenimento dei corpi in questa maniera, perché è chiaro che non si può svolgere il trattamento penitenziario, non si può svolgere il trattamento rieducativo se non hai lo spazio neanche per muoverti, questa persona quando uscirà dal carcere uscirà ancora più incattivita di prima. Senza quindi non funziona anche delle, come dire, della polizia penitenziaria nella gestione, assolutamente, del direttore di tutto, assolutamente, perché va il mio applauso sia al personale di polizia penitenziaria, alla direzione dell'istituto, anzi approfitto per salutare anche da queste frequenze la direttrice, la dottoressa Maria Carmela Longo, che proprio nei prossimi giorni sta facendo un ottimo lavoro, però ovviamente avendo raggiunto il limite massimo di permanenza in un istituto penitenziario, presto andrà in altra sede, quindi nell'istituto penitenziario, no, andrà a Roma, a Re Bibbia, la sezione femminile, è una bella sfida entusiasmante per lei, quindi noi avremo qui un nuovo direttore con cui interfacciarci e speriamo di poter lavorare bene, così come abbiamo lavorato bene con la dottoressa Longo. Ci tengo anche a ricordare, proprio nell'ottica delle buone prassi, perché non tutto è negativo, che noi a Reggio Calabria siamo stati uno dei primi comuni in Italia. Qualche giorno fa avete letto su Repubblica, sul Corriere della Sera, la Giunta Raggi, che si è molto pavoneggiata, lasciatemi passare questo termine, perché sta impiegando i detenuti a fare dei lavori di manutenzione pubblica. Sì, noi siamo tre anni che già dal carcere, là quasi quattro, i detenuti escono tutti i giorni, però facciamolo dalle 14 alle 18 e svolgono attività di manutenzione del verde pubblico. Però è giusto farlo vedere, la Raggi non è che ha sbagliato. No, la Raggi non ha sbagliato a farlo vedere, però è stata presentata come se fosse stata, diciamo, l'impresa del secolo, quando noi già da tre anni e mezzo che portiamo avanti questo tipo di attività, diciamolo e facciamolo vedere. L'abbiamo fatto non vedere. L'abbiamo visto perché chiamiamo l'arciere che no, ma lui lo sa, lo conosce bene, perché visto che hanno degli operai, sì, la VR che li va a prendere, va adesso a prendere, quindi, peraltro questo, sono stati destinati altri due detenuti che al mattino andranno al canile di Mortara, che se no rischiava di chiudere. Cioè, la stessa attività del garante di Reggio Calabria e dell'istituto sociale Patria dei Detenuti è stato oggetto anche di una tesi alla Luis Guido Carli, con un punteggio ulteriore per il pregio dell'attività svolta. Ben venga, sia ben chiaro, quello che ha fatto adesso la Giunta Raggi, ma dobbiamo essere onesti, è un'attività che noi già abbiamo fatto tre anni e mezzo fa, ecco. Bene, perché diciamo, sa, a spirito per diamo merito al merito, però adesso per eccessivo per eccesso di umiltà poi si rischia di finire nell'oblio. Aspetti avvocato, un'ultima domanda secca. Però io ho una domanda secca. Carceri, nuovi carceri no, indulto no, se ho ben capito, quindi pene alternative. Il potenziamento delle misure alternative alla detenzione è la via maestra per migliorare la funzione rieducativa della pena. Grazie a Luigi Palavara. Grazie a te, Danino. Grazie a voi. La prossima grazie volta, Luigi, grazie. Parleremo di musica, così ti sarrerai. Sì, io sono un amante di ogni tipo di musica. Di musica, quindi la prossima volta solo musica e ci divertiremo. E ci divertiremo. Anche, faremo anche io sono un amante della musica, e se posso in ultima analisi citare Bob Dylan, citiamo, perché non sia più, come diceva Bob Dylan, cioè ruba una mela e finirai in galera, ruba un palazzo e ti faranno re.
Ecco. Bene, allora, visto che l'abbiamo citato, noi ti salutiamo, caro il nostro avvocato Siviglia, per il grande lavoro che stai facendo con un Bob Dylan, con My One and Only Love. E vai, Bob! Ci sentiamo venerdì dalle 18.15 alle 19 per Regina Stadio, magari sperando di raccontare una bella vittoria della nostra Regina. Grazie a tutti! Forza Regina! Ok. E non ce l'avamo messi d'accordo. Abbiamo la perfetta, hai visto? Perché sulla Regina ci troviamo sempre.